Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questo video con una bella spesa al Lidl. Allora, ho preso due di skyr, il tofu, lo prendo qua perché costa veramente poco, tipo 1,29 euro, comunque questi sono i valori per porzione. Il prezzo, ve lo dico subito, è di 1,69 euro, solitamente si trova meno di 2 euro, non si trova. La totale della spesa è 9,12 euro. La totale, poi latte di soia, tre di fiocchi di latte che si sono anche aperti, mannaggia. Beh, oggi ne mangio uno. E questi gnocchi che io adoro, non saranno fatti nel modo più migliore del mondo, però sono rilasciano una cremina assurda e oggi mi sa che li mangio con i fiocchi di latte. Boh, sono le, ve lo dico subito, sono le 8:47, adesso andiamo a fare colazione. Un attimo, farvi vedere questo prodotto qua, e me l'ha inviato un'azienda. Se lo mettessi a fuoco, ovviamente sarebbe anche una cosa carina. Questa azienda qua, e si tratta di orologi per il fitness. Adesso quello che mi hanno inviato è quello più basic e io lo sto usando, lo sto testando da quasi 2 settimane, principalmente per misurare, vedere insomma quanti passi faccio, perché io sono, non mi muovo tantissimo a parte andare un po' al bar dal mio ragazzo, e quindi insomma volevo un po' monitorare in giornate in cui, adesso che sto studiando, quanti passi faccio stando in casa. E quindi insomma mi interessa saperlo. Comunque anche la funzione running, ve lo faccio vedere, cioè spingendo qua mi fa vedere tutte le opzioni, ecco, e tenendo premuto la seleziono e infatti è partita. Ecco, quindi ora se io andassi a correre la funzione sta partendo, basta tenere premuto, qui c'è un cerchietto adesso della telecamera, ecco, è questo qua, e premendolo si vede adesso sta continuando e per fermarlo dovrebbe bastare, ecco, fare così. Ecco, ok, qua. Finish. Dovrei, ecco, tenendo premuto ha stoppato la funzione running, quindi se andate a correre questo qua vi può essere utile. Oppure c'è la funzione timer, che sempre tenendo premuto parte. E poi andando, tenendola premuta, si ferma. Quindi queste sono le poche funzioni e insomma lo dovete comunque, ecco, in questo modo l'ho spento col power off e non so più come riaccenderlo perché non lo sto usando tanto in questo, cioè lo lascio sempre acceso, comunque la carica mi è durata quasi 2 settimane, adesso non so più come riaccenderlo. Molto bene. Comunque qua c'è il libretto di istruzioni, all'inizio sembra un po' difficile, poi alla fine è molto semplice. Cioè, si fa, bisogna collegarlo, ecco, scaricare un'app sul cellulare se volete tenere tutto monitorato. Bisogna attivare Bluetooth per sincronizzarli, adesso me li ha sincronizzati e vi tiene monitorate anche le ore di sonno e poi vi dice insomma tutte le attività che avete fatto, dovete mettere ovviamente età, peso, altezza e tutto quanto e ecco qua. E poi da qui potete decidere anche come volete il display, che poi si può fare anche direttamente dall'orologio. Potete anche collegarlo e ricevere varie notifiche. Io non l'ho fatto, però si può fare. E poi niente, altre con il formatore, se potete insomma andare a personalizzarlo un po' come volete.
Ah, qua mi dice anche direttamente la carica. La carica basta che vi faccio vedere. Bisogna staccare, qua vedete che c'è il simbolo, si attacca USB, bisogna staccare. Ecco, questa parte qua e l'ho andata a inserire nel caricabatterie del telefono. Lo infilate qua, in questo modo poi attaccate la presa e si caricherà. Riuscite a riaccenderlo, per riaccenderlo bisogna tenere premuto un bel po' di secondi. E poi niente, andate a richiudere quando è carico, non ci mette tanto. E nulla, è molto basic, ma mi hanno detto che mi faranno avere anche gli altri modelli. Comunque vi lascio il link in biografia, così potete andare a vedere gli altri modelli e si acquista tramite Amazon. E se volete aspettare le mie recensioni, vi farò sapere magari anche degli altri perché si possono monitorare l'attività fisica. E infatti, volevo provare ad usarli mentre che mi alleno. Comunque, mi hanno dato un codice sconto. Se lo volete, ve lo lascio qua che vi dà il 15% di sconto. Ho deciso di farvelo vedere perché, allora, io innanzitutto non sono. Non sono mai stata una patita di queste cose perché avevo un pochino paura che mi mettesse un'ulteriore ossessione il fatto di tenere monitorati i passi, le calorie, tutto sempre lì. Ah, oh, non ho fatto tot passi, mi metto a girare per. Però devo dire, vabbè, sono passata solo una settimana e mezzo e non mi sono venute queste ossessioni. Se mi dovessero venire, io lo metto via perché, cioè, non devono essere delle cose ossessive. Però ho notato che, insomma, ci do un'occhiata, mi fa piacere se riesco a fare. Insomma, sugli 8000 passi e più che altro mi interessa monitorare, dato che in questi giorni sono sempre in casa per studio, quanti ne faccio in casa, insomma, per sapere. E devo dire che non riesco a fare neanche 3000, perché comunque mi alzo ogni volta, faccio un po' di pulizie, vado di qua, vado di là, comunque i passi li faccio, senza però l'ossessione che li devo fare, mi raccomando. Quindi se siete persone, se avete paura di cadere in questa ossessione, io non consiglio queste cose. Se invece vi interessa per monitorare un po', per avere una cosa basic, oppure se volete qualcosa di più complesso che in teoria mi dovrebbe arrivare, vi mostrerò. A me interessa monitorare la mia attività fisica per, insomma, avere un pochino più di informazioni. Ci sta. Però mi raccomando, deve essere fatto tutto senza ansia e ossessione, perché sennò non è più una cosa naturale, non è più una cosa vera, ma è solo pura questione di numeri. E non deve essere così, anzi. Quindi, nulla. Spero vi sia interessato. A me è interessato molto come prodotto. È molto semplice, basic, facile. Magari all'inizio non subito, ma insomma, a tempo 10 minuti già capite come funziona. E nulla. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi lascio il proseguimento del resto del video e ciao! Devo farvi un attimo vedere come preparo dei burger. Allora, questo è il macinato che mi ha preso mia mamma. Le chiedo sempre di prenderlo più o meno con una percentuale di grassi non troppo alta. Qui c'è 6,2 grammi di grassi per 100 e va benissimo. Metto pan grattato, l'uovo. Di solito metto solo l'albume, ma adesso che non ce l'ho andiamo con l'uovo. Poi ci stanno molto bene i semi di sesamo, se vi fa piacere metterli, e del sale. Allora, con circa 300 grammi ci faccio tre volte, quindi ecco, faccio porzioni da dividere per tre volte. Ecco, questa è la consistenza. Ho messo circa 40 grammi di pan grattato e va bene, c'è già l'uovo, il sale, e adesso è presto, li formo dopo gli hamburger che li metto in forno.